Ciao a tutti ragazzi, siete in buona forma? Ci vediamo per un nuovo video in cui condividerò con voi tutta una gamma di gadget di qualità. Adoro la tecnologia e ciò che può essere trovato lì con internet e tutte le piattaforme è possibile trovare in vari campi. È incredibile. Oggi parleremo di 5 fantastici gadget che troverai su Amazon, ma prima di iniziare, la solita domanda. Quando è apparsa la prima versione di Android? 2003, maggio 2006, settembre 2008. La risposta, come al solito, alla fine del video. Andiamo! Bowie Knife. Questo gadget è un coltello progettato per il mondo moderno in un modo ancorato alla velocità. Progettato meticolosamente ed eccezionalmente flessibile, questo coltello, chiamato anche Puna, diventa il tuo strumento di trasporto quotidiano ideale. Non solo è sorprendente, ma è estremamente resistente agli anni e all'utilizzo, quindi non lasciarti ingannare dal suo aspetto minimal. Sebbene piccolo e discreto, questo coltello è ovviamente molto utile, per non parlare del suo design a forma di Kalashnikov una volta assemblati i pezzi. Le lame sono affilate, degne di uno strumento chirurgico, e quando la lama a fine si attenua per essere sostituita in pochi secondi, cambiare la lama di un bisturi tradizionale rimane un atto pericoloso, se non impossibile, senza gli strumenti adeguati. Ciò richiede molta precauzione per evitare drammi. Tuttavia, il microcacciavite discretamente integrato nel gadget è uno strumento dedicato alla manutenzione. Basta rimuovere due viti, sostituire le lame in modo semplice e sicuro, senza strumenti aggiuntivi. Inoltre, il coltello Puna viene fornito con una piccola custodia di alluminio le cui dimensioni non sono più spesse di un tappo di bottiglia d'acqua. Non solo il dispositivo sarà sicuro, ma sarai anche in grado di utilizzare la cover per conservare i tuoi biglietti di credito e biglietti da visita. Infine, è realizzato in acciaio inox. Feel Flux. Ecco un altro fantastico gadget, francamente troppo elegante e solo per quello ho intenzione di ottenerlo. Questo prodotto non è niente di eccezionale a parte il lato della legge della fisica che trovo interessante. Si presenta sotto forma di due tubi di alluminio e un proiettile magnetico. Metti la sfera magnetica in uno dei due tubi di alluminio e sorprendentemente la palla rallenta considerevolmente senza toccare nessuna parte della superficie del tubo. La scienza è troppo complicata per me per spiegarti tutto qui. Beh, comunque si chiama legge di Lenz, ma ciò non ti impedirà di voler esplorare il nuovo e più volte fenomeno. Tieni la palla in aria senza nemmeno toccarla, prova a trovare l'equilibrio perfetto facendo rotolare la palla attorno al bordo di uno dei tubi. I tubi sono progettati in modo da poterli tirare per trucchi magici, piccoli trucchi speciali e per un'esperienza di rallentamento della palla più lunga. Inoltre, avvolti in pelle di alta qualità per una presa comoda e aspetto elegante, sarà perfetto per te. CleanSpot. Continuiamo questo carnevale di prodotti con CleanSpot, l'aspirapolvere UV intelligente. Sembra un incrocio tra... un lettore CD portatile degli anni 90 e un piccolo aspirapolvere robot che attraversa letti e lenzuola. Sì, lo so, i miei confronti non ti sorprenderanno mai quanto quello di oggi, ma devo far funzionare la mia immaginazione. Esistono tre modalità. Sottocoperta, che consente al robot di rotolare lungo una superficie del letto o del foglio per 30-60 minuti proiettando la luce UV delle superfici. La modalità palmare, progettata per pulire telefoni, tastiere e telecomandi. E la modalità powerbank, ha una connessione USB-C per fornire energia agli utenti. Solo la modalità under blanket richiede una parte del bot rimossa, il che esporrà le ruote.
Il robot ha un diametro di 130 mm, spessore di 45 e pesa 320 grammi con la copertina e 220 senza. Le quattro lampade UV hanno una capacità di lunghezza 1500 microwatt per un centimetro quadrato e una lunghezza d'onda di 254 nanometri. La batteria al litio a 3700 mAh va a 4,2 volt per 3 ore con una sola carica per un tempo di ricarica di 4 ore. Inoltre, 18 sensori aiutano a posizionare il robot su un foglio e mantengono il contatto senza cadere. Ma funziona davvero? I test sono stati condotti presso l'Istituto di Microbiologia di Guangzhou in Cina, dimostrando l'efficacia nell'eradicazione del 99,9% dei batteri. Move ora! Abbiamo atleti? Ripeto, abbiamo atleti? Ho un grande gadget per te allora. Da non perdere, Move Now! È un capo di abbigliamento orientato al fitness che indossi solo quando ti alleni. Utilizzando la tecnologia del sensore di movimento 3D, tiene traccia e analizza l'attività tramite coaching integrato per aiutarti a sudare bene. Si presenta sotto forma di un braccialetto modulare. Premi sulla superficie del piccolo sensore e vedrai apparire una luce LED per indicare che la modalità Now è sincronizzata sul tuo smartphone. Eh sì, dovresti sempre fare affidamento sul tuo telefono per vedere i progressi, altrimenti non è divertente. Il dispositivo è in grado di misurare una gamma relativamente ampia di movimento. Ciò consente la creazione di un pannello di dati precisi che possono aiutare ad esempio a migliorare le prestazioni durante le gare o persino a migliorare l'intensità dei pugni durante la box. Per quanto riguarda l'aspetto stesso, hai due cinturini, uno da indossare intorno al polso e uno alla caviglia. Realizzato in gomma, il tracker ha una finitura in mesh molto attraente. E inoltre, all'interno del cinturino perforato è presente una chiusura in plastica dopo aver utilizzato il gadget. La maggior parte degli utenti non ha notato alcuna caduta o problemi specifici con questo prodotto. Air Selfie. Per finire questo fantastico top, ti presento Air Selfie, un piccolo dispositivo come il drone, ma per realizzare i tuoi selfie più belli. Che ti piacciono o che li odi, i selfie continueranno ad esistere. Questa videocamera volante porta l'arte del selfie a un livello completamente nuovo, in modo da poter essere al centro dell'attenzione per tutti i tuoi amici dei social media. L'Air Selfie ha le dimensioni di un mazzo di carte ed è realizzato in robusto alluminio per rimanere leggero, e per fortuna, poiché lo smartphone è collegato ad esso per essere pronto a filmare o fotografare. E inoltre le custodie sono disponibili per iPhone 6, 7, Samsung Galaxy S7 Edge e Google Pixel. Una volta inserito nella custodia, una batteria ricaricabile all'interno fornirà energia aggiuntiva per corrispondere a 9 minuti di volo totale. Inoltre, questo piccolo drone tascabile utilizza 4 eliche e memoria in una fotocamera da 5 megapixel. Un sensore ad ultrasuoni rivolto verso il basso gli consente di rimanere in volo. E inoltre è collegato ad un'applicazione sia Android che iOS tramite Wi-Fi diretta. E infine il dispositivo ha 4 GB di spazio di archiviazione su una micro USB. Affronteremo ora la domanda all'inizio del video. Quando è apparsa la prima versione di Android? La risposta è la risposta C. La prima versione è apparsa il 23 settembre del 2008. Il sistema è stato creato da Linux e poi acquistato nel 2005 da Google. Ecco,
Per oggi è tutto. Spero che il video ti sia piaciuto. E se così dovesse essere, non esitare a mettere mi piace, iscriverti al canale e attivare la campanella. A presto!